L'altro giorno ero su YouTube quando mi sono imbattuto in questo video, nel quale questo youtuber trova una scala nascosta in mezzo a un bosco, ma quando scende scopre qualcosa di spaventoso. In realtà non è solo un video, ma diversi di questi. Quindi oggi li andremo a vedere e proveremo a scoprire la storia che raccontano. Il primo video si intitola Renewal. Questo è stato caricato più di un anno fa. La prima cosa che vediamo è un uomo che cammina nel bosco. Sembra che stia esplorando, ma mentre lo fa possiamo vedere che non ha colore. Infatti l'unica cosa che vediamo è il verde del bosco. Più tardi lo vediamo seduto su un tronco a prendere appunti. Ma chi è quest'uomo? E cosa significa quello che vediamo? Beh, per ora non possiamo dire molto. Poi passiamo a vedere quell'uomo nel bosco in questa sequenza, dove sembra che qualcuno stia facendo una sorta di figura artistica. E alla fine ci viene mostrata questa maschera. E qui è dove finisce il video. Ed è un po' confuso come possiamo vedere. Ma cos'è tutto questo? Il secondo video inizia di nuovo in un bosco, ma pochi secondi dopo qualcosa cambia. Qui ci viene presentato Wyatt, uno youtuber che fa esplorazioni urbane. E in questo momento sembra che Wyatt stia facendo una di queste. What's up, guys? Wyatt here. I hope you're all having a great day. I know I am, because today I've got something really cool to show you that I found. I'm currently on my way to, I shouldn't say the name of the park, I don't want to, just because the spot I'm taking you to is technically in pretty far into private property. Not gonna get into that, not gonna worry about it, but generally trespassing, not good. don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. So, from poco dopo ci informa che sta per sconfinare una proprietà privata. Più avanti vediamo alcuni cartelli che indicano che il passaggio è vietato. Ma Wyatt prosegue, attraversa e poi esplora per diversi minuti. Il blu continua. Ed è qui che trova qualcosa di interessante. Super windy right now, so I hope you guys can hear me. I've been walking for like an hour, 45 minutes, and I got turned around a little bit back there, but I think this is the spot. I gotta get a little further. Okay, yes. This is it. So, here is the hole. I'll show that in a moment. Inconspicuous, tiny little hole in the ground. Honestly, just like a little cave or something. I don't know. I mean, that's what I thought it was the first time that I saw this the other day. I mean, it's out literally in the middle of nowhere under this big oak. But if you actually take a look down inside, there are stairs down there. Allora, sembra che Wyatt abbia trovato quest'albero gigante. Ora sotto di esso possiamo vedere questo buco. E sembra che abbia delle scale che vanno verso la profondità della terra. E non so voi, ma questo mi ricorda il rifugio di Minecraft. Ma cosa c'è sotto questa scala? Beh, continuiamo a guardare. So I didn't notice this before, last time I was here, because I was in a rush and it was a lot darker out, but it looks like these stairs used to go up further, if that makes sense. And what I find really weird is that all the lights, these lights are on. So that tells me that there is still something active here. And when I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out and ran back up to go home, get some more space to record my... E proprio come noi, non capisce cosa ci fanno quelle scale lì. Lo vediamo scendere. Notiamo anche che è nervoso. Ma anche così, non riusciamo a vedere cosa c'è in fondo.
Dopo diversi minuti vediamo che sembra essere arrivato alla fine, ma quando gira si rende conto che c'è una nuova sessione e ci sono ancora più scale. Passano diversi minuti e Guai arriva in questa zona senza luce. A questo punto è nervoso, ma decide di continuare. Quindi continua a scendere fino in fondo, ma qui trova questa porta in pessime condizioni. Sembra piuttosto vecchia. Ora la prossima cosa che vediamo è Guai che varca la porta. Poi arriva in quello che sembra essere un luogo antico e in stato di decomposizione. Poco dopo arriva a questa recinzione metallica, dove dall'altra parte possiamo vedere quello che sembra essere un bancone. È uno spazio vuoto, senza luci. Tutto sembra tranquillo. Poi qualche istante dopo, Wyatt entra in quest'area. Ora, sembra che queste scale abbiano portato Guai in uno spazio desolato, giusto? Ma com'è possibile? Cioè, a quanto pare questo posto a chilometri sottoterra. E ancora non riusciamo a trovare un collegamento. Infatti il video finisce qui. Ma guardiamo il prossimo. Di tutti questi è il più lungo. Dura 46 minuti. What's good, guys? Wyatt here, back again. So, it's been a couple days since my last video. I'm in a rush right now, just because I have to get to class in a few minutes, so I'll try to record this quickly. But anyway, I wanted to do a update video on what happened the other day, at the end of my last video. So I haven't gone back down there since then, but I have gone to the site of the hole a couple times in the past few days. I took someone in the comments advice and I was able to get a couple of trail cameras from my old botany professor. I set up the trail cameras and I didn't see anything. No one showed up. I got like one deer, a lot of glitches, like a lot of pictures of nothing moving grass, but yeah, I didn't see anyone the whole time. Ci spiega che dopo aver scoperto il sito, ha fatto dietro front ed è tornato a casa. Ci dice anche che, grazie ai consigli dei suoi iscritti, ha posizionato alcune telecamere fuori dal buco, sperando di ottenere ulteriori indizi o scoprire se qualcuno entrava. Il problema è che dopo giorni di attesa le telecamere non hanno mostrato nulla di rilevante, quindi questo aggiunge ancora più mistero. Poi Guai ci dice che anche dopo quest'ultima visita era diventato un po' paranoico e sentiva come se qualcosa lo inseguiva. Solo che a questo punto è così incuriosito che decide di prendere la macchina fotografica e tornare ad esplorare. Shining a light, ideally. But see if we
can get it open. I think you need a key, but... This is the stupidest fucking thing I've ever done in my life. 3, 2, 1. Passano un paio d'ore e quindi si è blocco successivo. La prima cosa che fa è avvicinarsi a questo bandone di metallo e provare a sollevarlo, ma dopo averlo solo sfiorato, si alza e guai e scappa via. Poco dopo lo vediamo tornare, solo che questa volta notiamo qualcosa di più interessante. Guai entra in quello che sembra essere un centro commerciale, solo che questo è desolato e in totale oscurità, nonostante sembra ancora in perfette condizioni. Ma com'è possibile tutto questo? Ebbene, sembra che qui abbiamo un possibile indizio. Vediamo questo cartello che parla di una mostra artistica. In fondo ci dice che siamo in Texas, per ora non possiamo saperne di più. Dopo un paio di minuti di esplorazione, Guaya è più nervoso. Ci dice che questo sembra come il video delle back room di TikTok. Nei minuti successivi Guaya ci mostra di più il sito. Vediamo negozi chiusi, gallerie d'arte, altri spazi vuoti e alcune cartelle e insegne. Infatti ne vediamo uno che ci dice Valley View Center, nel centro di Dallas. Yeah, it's an octopus. Big painting. Oof. That scared the shit out of me. What is this? Some kind of artwork. Dopo molto tempo, Guaya arriva in questa nuova zona del centro commerciale, solo che all'improvviso incontra questa figura che lo spaventa. Ora non riusciamo a distinguerla molto bene, vediamo solo cosa sembra essere, un volto nell'oscurità. Quando Guaya gira la telecamera, possiamo vedere che le luci si sono accese fino al fondo del centro commerciale, poi inizia a sentirsi una musica, ed è allora che Guaya si rende conto che c'è qualcosa che non va. Thank you.
No. Pochi istanti dopo Wyatt si avvicina all'area illuminata. Qui è quando Wyatt cerca di scappare. Quindi con molta tensione cammina verso il negozio da cui è entrato. E quando lo raggiunge e cerca di passare per poi salire le scale, si rende conto che queste sono state distrutte da una frana. Qualcosa di abbastanza sospetto, vero? Ma a questo punto Wyatt è spaventato a morte. Voglio dire, l'idea di rimanere intrappolato in uno spazio liminale come questo, a chilometri sottoterra, non ha fatto piacevole. Anche se non ha altra scelta, quindi torna indietro e inizia a esplorare per trovare una via d'uscita. E ancora una volta ci porta attraverso i corridoi del centro commerciale. Ad un certo punto passa davanti a questo negozio, e qui vediamo alcune foto. Ma in fondo a questo corridoio c'è un'area coperta dal buio. Come vedi, qui Wyatt cerca di vedere se c'è una via d'uscita, solo che tutto è bloccato da queste pietre formate sottoterra. Dopodiché Wyatt continua a cercare una via d'uscita. Questa volta lo vediamo in un'altra parte del centro commerciale, ma all'improvviso le luci iniziano a spengersi. Poi sentiamo dei rumori, e quando Guai gira la telecamera, vediamo qualcosa di strano. Di nuovo vediamo questa figura gigante, possiamo vedere la sua silhouette sullo sfondo. Ci mette un po' d'ansia, vediamo addirittura Guai a stupirsi, cioè non c'è nessun altro qui, o almeno è quello che sembra, giusto? Senza dubbio c'è qualcosa di strano qui. Wyatt si avvicina a questa cosa e dal nulla scompare. Solo che a questo punto qualcosa cambia. Wyatt si irrita e comincia a diventare più nervoso. Ogni volta che avanza di qualche metro si gira per vedere se qualcuno lo sta seguendo. Pochi istanti dopo vediamo questo negozio e al suo interno sembra che ci sia un bosco. Ora, non so voi, ma per me questo è un chiaro segnale d'allarme. Ora Wyatt si altera, questa cosa gli parla, si avvicina a lui, ma ecco che succede qualcosa di inaspettato. I'm leaving. I'm trying to leave.
knife. Bene, il gigante inizia a muoversi da solo ogni volta che Wai si gira, cosa che mi ricorda certe entità sulle Baker Room. Da qui inizia un inseguimento per tutto il centro commerciale, e dopo aver corso per qualche minuto, Wai arriva in questo vicolo cieco. Sullo sfondo, vediamo il gigante avvicinarsi, lentamente. Qui vediamo che Guaya corre per i corridoi dietro il centro commerciale. Pochi minuti dopo trova questa mappa. Poi vediamo altri documenti con protocolli diversi, ma è qui che succede qualcosa di molto strano. What?
Quando Wai attraversa questa porta per entrare nel centro commerciale, tutto cambia. Vediamo che ci sono piante ed erbe che coprono gran parte del luogo. Tutto sembra trascurato, ma improvvisamente il gigante appare e l'inseguimento continua. Wai inizia a salire le scale cercando l'uscita successiva. Il gigante inizia a seguirlo e infine, quando sembra che Wai riuscirà a scappare, una delle strutture crolla facendolo cadere. Alla fine del video vediamo Wai sdraiato nel bosco e nascosto tra gli alberi c'è il gigante. Finora abbiamo visto tre video, uno più misterioso dell'altro, ma qual è la storia dietro tutto ciò? Cosa ci fa un centro commerciale sottoterra? Chi l'ha messo qui? Perché sembra non essere utilizzato da nessuno? E che razza di cosa è il gigante che stava inseguendo Wyatt? Beh, penso che sia il momento di provare a mettere insieme gli indizi. Cominciamo dal centro commerciale. La prima cosa che vediamo sono tutti questi cartelli che menzionano la città di Dallas, in Texas. Questo è il centro Valley View, ma qui viene la cosa interessante. Perché se andiamo su Google e cerchiamo questo nome ci accorgeremo che questo sito esiste davvero, o esisteva. Il dettaglio che cominciano a demolirlo nel 2016. E poi è stato sostituito da un progetto abitativo chiamato Dallas Midtown. Curiosamente, se cerchiamo le foto di questo progetto su internet, ci renderemo conto che sono le stesse che Wyatt trova nei corridoi dietro il centro commerciale. Ma cosa significa tutto questo? Beh, per ora non lo sappiamo. Cioè, potrebbe essere qualcosa che vedremo più avanti nella storia. Oppure semplicemente qualcosa come un easter egg. Ma se questo fosse stato preso dal mondo reale, allora cosa c'entra il gigante con tutto questo? Beh, anche qui abbiamo qualcosa di interessante. Facendo una piccola ricerca ho scoperto che il 3 marzo 2012 si è svolto un festival dei giganti, dove sono state realizzate figure artistiche che rappresentarono diverse celebrità della storia di Dallas. Curiosamente una di queste figure è la stessa che vediamo in questi video. Ma di chi è che sto parlando? Facendo un'altra ricerca, veniamo portati in questo sito chiamato Archivio del Gigante Rodante. Questo sito contiene tutte le informazioni su questa cosa. Infatti vediamo che è stato creato da qualcuno chiamato Kevin Obregon. È interessante notare che vediamo il negozio di questo artista nel video di Wyatt. È uno che in effetti è esistito anche nel mondo reale. E non solo. Questo gigante rodante è la rappresentazione di un uomo importante nella storia di Dallas, conosciuto come Julian Rivercon. Un botanico francese che nel 1850 lasciò la sua casa a causa di una rivolta politica e cercò asilo in una colonia chiamata La Reunion, in Texas. Il problema è che quando Julian arrivò a Reunion nel 1856, questa non esisteva più. Poco dopo partì per Dallas e qui cominciò a condividere le sue conoscenze botaniche con gli agricoltori e persino a insegnare in un'università. Ecco perché il gigante che vediamo nel video ha le mani fatte di piante ed è per questo che anche nella terza parte di questi video vediamo che queste foto parlano di tutti questi eventi. Ma c'è anche una pianta sul pavimento e davanti ad essa una foto di Julia Rivercon. Ed ecco un altro indizio. Nel primo filmato vediamo che quest'uomo che cammina per il bosco prendendo appunti, beh, a quanto pare questo è anche Julian. Quindi sembra che la storia stia prendendo senso, vero? Ma quale altra informazione nascosta abbiamo? Se torniamo alla scena in cui Wyatt trova questi documenti con protocolli di sicurezza, ci rendiamo conto che hanno tutti numeri diversi. Ma se prestiamo attenzione, potremo renderci conto che in realtà sono date. Cioè, la prima di queste ci dice dal 1855 al 1857. Si riferisce al tempo in cui Julian viaggiò per raggiungere la Reunion. La seconda data dice dal 1973 al 2023. Sono gli anni in cui esisteva il centro commerciale, finché l'ultima parte fu demolita. E l'ultimo numero ci dà la data, dal 1837 al 1905. Cioè, la nascita e la morte di Julian. Quindi questo è ciò che c'è dietro il gigante. E apparentemente un po' della storia del centro commerciale. Ma cos'altro possiamo sapere? Penso che una cosa che non si capisce molto bene è se il gigante è buono o cattivo. Cioè, nel video lo vediamo inseguire Wyatt, ma non sembra attaccarlo, ma piuttosto sembra che stia cercando di comunicare con lui. Questo lo dico perché quando Wyatt gli chiede cosa vuole, lui risponde facendo lampeggiare le luci. What do you want? E qui c'è un altro indizio, uno quasi impossibile da vedere. Nel momento in cui le luci lampeggiano, vediamo per meno di un secondo i corpi di uomini e cavalli a terra. Non so cosa significhi,
ma sicuramente qualcosa di importante che forse vedremo più avanti, ed è un dettaglio che mi sembra abbastanza inquietante. L'unica teoria che ho a riguardo è che forse lo spirito di Julian sia ancora intrappolato all'interno di questa figura. Questo spiegherebbe perché sembra controllare il centro commerciale e riesca a far crescere le piante. Per ora non possiamo dire altro su Gigante, che rimane ancora un gran mistero in questi video. Ma l'altra domanda che rimane è: qual è lo scopo di questo centro commerciale? Cosa ci fa sottoterra? E chi lo ha costruito? Beh, in questo caso non sembra esserci indizi. L'intera serie in sé è un enigma, così che dovremo aspettare che Guaya carichi altri video. Ma su tutto questo c'è qualcos'altro. Quello di cui sto parlando è un altro video, e forse lo analizzeremo con calma nella seconda parte. Ma la cosa importante che dovete sapere è che alla fine del video vediamo Guaya che sta a punto di cadere e morire, ma invece si salva. Più tardi lo vediamo lasciare il bosco, dopodiché sembra che il gigante lo segue in superficie. In altre parole, sembra che la storia sia cambiata, quindi la serie di video diventa molto più strana. Non so se si tratta di una dimensione alternativa o qualcosa del genere. Quest'ultimo video è molto più confuso di tutti i precedenti ed è stato caricato più o meno un mese fa. Quindi con questo mi congedo. È una serie horror analogico che mescola gli spazi liminali con nostalgia e realtà apparentemente alternative. Quando e se arriveranno altri filmati, forse li analizzeremo di nuovo. E se vuoi vedere altri video horror, ti consiglio quest'altri qui. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.